la parola al segretario per l'appello, si prega di prendere posto. Ambrogio Marco, presente. Bartolomeo Roberto, presente. Bozzo Massimo, giustificato. Caputo Pierluigi, giustificato. Cesario Raffaele, assente. Cipparrone Giovanni, presente. Commodaro Massimo, presente. De Cicco Francesco, presente. Di Nardo Lino, presente. Falbo Andrea, Falbo assente, Falbo assente. Falcone Fabio, presente. Formoso Santo Luigi, assente. Frammartino Domenico, giustificato. Gervasi Luca, presente. Logullo Massimo, presente. Lucente Maria, assente. Manna Carmine, assente. Mazzuca Giuseppe, presente. Morrone Luca, presente. Nigro Claudio, presente. Nucci Sergio, presente. Paolini Enzo, presente. Perri Giovanni, assente. Perugini Salvatore, giustificato. Quintieri Giovanni, presente. Ruffolo Antonio, presente. Sacco Francesco Roberto, presente. Salerno Carmelo, giustificato. Savastano Cataldo, presente. Spadafora Francesco, presente. Spadafora Giuseppe, presente. Spataro Michelangelo, presente. È entrato in questo momento in aula il consigliere Formoso, quindi presente. All'appello presente. 22 presenti e basta. Sì, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperta la seduta. Passiamo prima, sì, soltanto all'approvazione del primo punto posto all'ordine del giorno. Chiamo a fungere da scrutatori il consigliere Commodaro, il consigliere Gervasi e il consigliere Sacco per la minoranza. Il primo punto, approvazione verbali della precedente seduta consigliare del 25 giugno e 2 luglio 2012. E dando per letti i verbali, passiamo alla votazione del primo punto. Chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? All'unanimità. Aveva chiesto di parlare il consigliere De Cicco. Buonasera a tutti. E dato l'assenza del sindaco, direi di rinviare, dato che si tratta di un consiglio molto importante, da rinviare a data da destinarsi. Buonasera. Sì, ci sono interventi a favore e interventi contro? Aveva chiesto prima il consigliere Ambrogio. Brava Gesù. Prego, consigliere Ambrogio. Presidente, buonasera. Non me ne voglio il collega De Cicco, non, il mio intervento non ha nulla e non vuole avere nulla di personale, però non è possibile rinviare una seduta di consiglio, una seduta così importante. È una seduta così importante perché innanzitutto abbiamo la situazione degli stagisti, che non può essere più rinviata, anche perché, come tutti sappiamo, e mi meraviglio che questa richiesta venga fatta dalla maggioranza, anche perché avevamo stabilito in riunione dei capigruppi non solo di affrontare il tema, e ringrazio il Presidente perché, anche se è venuta in ritardo la nostra richiesta, e a tal proposito voglio anche ringraziare quei colleghi di una parte di maggioranza che ha, pur se è venuta dalla minoranza, dal Partito Democratico e dalla minoranza la richiesta di convocazione, molti consiglieri di maggioranza hanno inteso firmare questo nostro ordine del giorno. Quindi, vista l'importanza per l'imminente scadenza, perché come tutti sappiamo il 31 di agosto, quindi a fine agosto, scade il contratto degli stagisti. Quindi io penso che ci vuole, io sono a chiedervi stasera un atto di responsabilità
che non abbia nulla di politico, un atto di responsabilità per il rispetto di questi ragazzi che attendono delle risposte, anche perché, come sappiamo, l'imminente scadenza non ci permette di rinviare a lungo. Quindi io vi chiedo proprio un atto di responsabilità politica verso queste persone, anche perché oltre a questo punto dell'ordine del giorno ci sono altri punti all'ordine del giorno meritevoli. C'è un ordine del giorno presentato dal consigliere collega Nucci, e mi pare da me firmato anche, mi pare da marzo, quindi non possiamo sempre rinviare, perché non ci sono consigli con ordine del giorno più importanti rispetto ad altri. Quindi quello che vi chiedo è di rivedere questa vostra richiesta di rinvio del consiglio e di discutere, e anche perché lo ribadisco, si era giunti ad una soluzione comune, e il collega Nucci, il collega Commodaro, il collega Salerno me ne possono dare atto, che erano presenti alla riunione di maggioranza, proprio perché su un problema tale non ci debbono essere divisioni politiche. Quindi vi chiedo fortemente di rivedere questa vostra posizione. Grazie. Grazie consigliere Ambrogio. C'è prima l'intervento a favore però, quindi... Ah, ok. No, contro il rinvio, questo adesso... Giuseppe Mazzu ha deciso di fare... A favore. Vuole fare un intervento a favore. Consigliere Spataro, lei è troppo furbo e intelligente per capire che comunque devo parlare, quindi... Guardate, abbiamo parlato di tutto stasera, tranne che del punto della Valle Crati. Io sono il primo firmatario di quel punto, dato che in questi giorni ho notato che ci sono state varie ipotesi su questa situazione, di un eventuale accordo tra maggioranza e opposizione sul rinvio del punto. Ebbene, io sono il primo firmatario di quel punto, e se qualcuno ha intenzione di posticipare, rinviare quel punto, lo doveva concordare con me. Questa è la prassi. A me nessuno mi ha cercato e con nessuno ho colloquiato. È vero che è un periodo che in questo Consiglio Comunale si fanno dei giochetti un po' antipatici. Se ritorniamo a fare un po' più politica e meno chiacchiere, forse probabilmente è una cosa buona e giusta per tutti. Io dico che il punto sulla Valle Crati è un punto importante, perché la Valle Crati è la storia di questo Consiglio Comunale, è una situazione incresciosa che si è verificata. E non ci dobbiamo trincerare sul fatto che c'è un'indagine della magistratura. Nessuno vuole ostacolare le indagini della magistratura, ma noi siamo la politica e non possiamo sottrarci ai giudizi politici. Per cui io dico, è vero, nella riunione non di maggioranza, come ha detto il consigliere Ambrogio, penso che sia stato un errore, non so se... nella riunione di maggioranza, penso che sia stato un errore, voleva dire nella riunione dei capigruppo, sì, perché magari infatti proprio in virtù che poteva essere una riunione di maggioranza io non ho partecipato a quella riunione, giusto per mettere qualche puntino su lei. Però dico che la data del 23 è stata concordata insieme al Presidente del Consiglio. È vero che il sindaco oggi ha dovuto partire per impegni importanti per la squadra del Cosenza. Però il punto sulla Valle Crati andava fatto perché è una situazione troppo importante per la città di Cosenza e per i lavoratori, troppo importante. Per cui io dico che è poco rispettoso per i firmatari dell'ordine del giorno, per i lavoratori e per tutta la città di Cosenza non trattare questo punto. Per cui è chiaro che io ho parlato a favore perché dovevo parlare, e comunque mi discosto dalla mia dichiarazione di voto e voterò contro il rinvio. Questo era l'intervento contro, quindi noi aspettiamo ancora se c'è l'intervento a favore della richiesta di rinvio di consiglio. Io pensavo fosse un intervento a favore, adesso prendo atto che è un intervento contro. Consigliere Nucci, non parliamo di scorrettezza istituzionale, cortesemente.
sì, non no. parliamo di scorrettezze allora, istituzionali. C'è un intervento a favore dell'invio, ha chiesto di parlare il consigliere Michelangelo Spadaro. Tieni forte. Sì, grazie. Presidente, vice sindaco, assessori, colleghi consiglieri, dirigenti e cittadini, io credo che questo ha ragione il consigliere Mazzuca quando dice che oggi qui in quest'Aula si doveva discutere di un argomento importantissimo, che era credo al primo punto all'ordine del giorno, se non vado errato, però si è voluti all'istante parlare di un altro problema che ha un'importanza rilevante, che è quello degli stagisti, che oramai da un po' di anni in questo comune danno un contributo notevole all'attività amministrativa di questa città. E però alla richiesta del collega consigliere De Cicco non è seguito il buon senso che noi ci aspettavamo, auspicavamo, perché io sono sicuro che gli stagisti sanno bene, perché abbiamo avuto un colloquio con il sindaco e ci ha informato sullo stato dell'arte, che il sindaco ha avuto più incontri a favore della loro posizione, si è prodigato presso l'assessorato al lavoro, dove mi sembra sia rappresentato anche da un assessore proprio dell'UDC, se non sbaglio, l'assessore Stillitani. E quindi io credo che oggi era il caso di dover ascoltare il sindaco, perché il sindaco ha già tracciato una linea, per cui io credo che, poiché il loro contratto scade a fine agosto, e noi credo che da qui a 7-8 giorni, con la presenza del sindaco che oggi è stato chiamato a Roma per un altro importante, delicato argomento che riguarda anche però Abete non riceve tutti i giorni. Io sono sicuro che da qui a 7-8 giorni, possiamo riaprire il discorso e fare quel documento che tanto sta a cuore alla minoranza, ma vi posso assicurare che allo stesso modo sta di più a cuore a noi che abbiamo in carico questi stagisti, alla quale dobbiamo dare una risposta relativamente, perché sanno bene che la Regione deve mettere in campo le iniziative necessarie affinché non solo loro, ma tutti i colleghi che sono nella Regione Calabria, mi sembra che siano 500 unità, debbono avere il giusto riconoscimento che meritano. Per cui io credo di mettere ai voti la proposta di rinvio e a data da destinarsi per il Consiglio Comunale. Grazie. No, dobbiamo mettere prima in votazione la richiesta del consigliere De Cicco. Quindi, preso atto della richiesta di rinvio del Consiglio Comunale, passiamo alla votazione. Allora, se si tratta di date precise sul prossimo Consiglio, non ne possiamo fissare perché non sappiamo la presenza del sindaco. Sicuramente ci impegniamo a farla prima che scada il contratto degli stagisti. Sì, discutere. Prima possibile. Quindi passiamo alla votazione. Chi vota a favore? Scrutatori. Scrutatori, alzate bene la mano, scusate, c'è qualcuno che c'ha a mezz'asta. Giuseppe Ruffolo, la potete alzare meglio la mano. Quindi sono? 14. 14 a favore.
allora rialziamo per cortesia, chi, alzatela bene, chi vota a favore? Quindi già a favore. Chi si astiene? 2. Chi vota contro? 7. Quindi a maggioranza il consiglio è rinviato a data da destinarsi.